Salve, sono Angela della Beable. Oggi vedremo insieme come configurare un IVR utilizzando Asterisk e FreePBX. Buona visione! Accediamo a FreePBX e selezioniamo Registrazioni di sistema. Inseriamo il numero dell'interno dal quale effettuare la registrazione e digitiamo asterisco 77 per avviare la registrazione. Per ascoltare la registrazione effettuata, digitare asterisco 99, inserire il nome della registrazione e scegliere salva. Press 1 for administration. Press 2 for sales. To speak with an operator, hold line, please. Dal menu strumenti scegliamo IVR, quindi aggiungi IVR. Inseriamo il nome dell'annuncio e definiamo l'annuncio precedentemente registrato. Inseriamo il timeout e definiamo le regole dell'IVR. Ossia, premendo il tasto 1 saremo reindirizzati all'interno 100. Col tasto 2 saremo reindirizzati all'interno 101. Col tasto 3 saremo reindirizzati al gruppo di chiamata All. Salviamo le modifiche. L'IVR è creato. Adesso vedremo come effettuare la registrazione dell'audio da Ubuntu proponendo un'alternativa alla registrazione dall'interno del centralino, utilizzando quindi la tecnica del recording what you hear. Accediamo quindi al sito odcast.com, definiamo la lingua e la voce per la registrazione. Ed infine inseriamo il testo. Dal menu audio e video avviamo il registratore di suoni ed avviamo la registrazione dell'audio. Press 1 for administration. Press 2 for sales. To speak with an operator, hold the line please. Salviamo la registrazione. E accediamo nuovamente a FreePBX in registrazioni di sistema, carichiamo il file creato, prima nominiamolo e poi salviamolo. Accediamo ad IVR, selezioniamo l'IVR precedentemente creato e modifichiamo l'annuncio con quello appena registrato. Salviamo le modifiche. Successivamente configuriamo l'IVR, posizioniamoci in rotta in entrata, tutte le selezioni passanti e impostiamo come destinazione l'IVR appena creato. Salviamo le impostazioni.